Aura Cerat, video così divertenti da farmi diventare emo con un titolo così accattivante come potevo non metterlo. E proprio vi ricordo che con Prime la sub è gratuita, avete tutte le emoticone, skippate le pubblicità. E c'è il mio merchandising in sconto. Fino al 31 luglio c'è il mio merch in sconto, trovate le info sotto al canale. Una signora con una busta. E non c'è niente. Trucco di magia? Oh. Papere vi offro un esempio di prima. State a vedere. A me ha fatto ridere. Grazie invece il palatino. A me ha fatto ridere. Sinceramente, Serafin, grazie per i 9, entrare per male, Palatino, grazie mille per la sub. Raga, vi posso dire che sinceramente ha delle Giordana, abilità? Giordana, grazie, cioè, per la sub, entrare per male, Palatino. Che qualcosa ci è caduto? Ma con quale skill me l'hai appena detto? Io sta cosa la riciclo 50.000 volte, ma ve lo dico. I video di oggi, ragazzi, avranno un umorismo così avanzato, così superiore, che avrete bisogno come minimo 3.000 di quoziente intellettivo per capirli. Allora non li posso capire, perché io ho 4.000. Scusate. Ve lo sto dicendo, questo video qui sarà soltanto per esseri superiori. Vi ho avvertiti. Qual è una cosa che le persone non sono pronte a sentire? Ciao Andrea, ti amo. Guardate il cipatino. Scusami. Perché ho riso? Perché quella è inglese, in italiano ci sarebbe stato il corsivo. L'ho pure già visto sto video del cavolo, perché cavolo ho riso, mamma mia. Nick, grazie per la salve, non per la patina. Come cavolo ha fatto a fare sta voce? Effettivamente non ero pronto per sentire queste cose, devo ammetterlo. Io pensavo di essere pronto, ma sono riusciti a farmi capire che avevo torto. Quando lui è un emo, madonna. Cut my life into pieces. Grazie per il cipollino. No, vabbè, però mi posso... Posso dire, madonna, sti cosi c'hanno una forza gravitazionale propria, dai. Il nostro amico ci ha provato. Si è adattato alla situazione. Ha fatto bene, che vi devo dire. È diventato Black Karen, madonna. Lo sapevi che Doraemon, il gatto robotico con cui tutti noi siamo cresciuti, è in realtà napoletano? Questo lo si deduce dal fatto che è bianco-azzurro, ha un taschino in cui può tenere qualsiasi cosa, non ha un lavoro e non fa un cazzo dalla mattina alla sera. Ma no, dai! E non ha le dita, quindi è chiaramente napoletano. Dirò, fino alla fine stavo per dire che era falso, ma per l'ultimo punto non posso dargli torto. Da napoletano sono d'accordo, l'unica cosa è che non ruba ma regala oggetti, e questo non è molto realista. Ah, ragazzi, l'autironia. L'autironia è la cosa più bella del mondo. Si sta trasformando. Oh no. Come è stato dietro? Oh mio Dio. Oh mio Dio, che schifo. Ma gli stava uscendo un alien. Sono napoletano, sono offeso e onorato allo stesso tempo. Quindi vi dirò di respirare manualmente e adesso non ve lo potrete togliere dalla testa. No, con me non funziona, grazie per il cirpatino. Dal petto, cosa diamine era? Tra l'altro questo filtro è orrendo, mamma mia, non lo posso vedere. Un incubo. Il sospiro di sollievo alla fine, stupendo. Vedete, ragazzi, questo qui ero io quando non mi facevano vedere Morbius per più di 5 minuti. È impossibile, effettivamente, diventavo così, ve lo dico. My fucking gas tank's farting. What the fuck? Ha ha ha!
No, 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 no. Io voglio un'auto che scorreggia. Adesso non mi frega un cazzo, ditemi dove si compra. Io voglio un'auto che scorreggia. No, ma sarà lei che ha fatto finta. Però mi fa ridere il fatto che sembra che scorreggi. Vabbè, a gas. Amica mia, hai una macchina... Ha usato invece che la benzina senza piombo, la benzina con fagioli. Macchina a gas, dovevi aspettartelo, suppongo, non lo so. Sei stupenda, per quale motivo sta scorreggiando la macchina? No, raga, questo commento lo odio con tutto me stesso. Lightning. Al napoletano di prima, aiuto o togli questa maledizione da me. Esci, disinstalla TikTok, tu persona che l'hai scritto. Certa gente non dovrebbe avere internet, io ve lo dico. Forza mia. Che stronza. Viva la figa. Franci, grazie per la sua venuta a formare fatti. Grazie Silvio, ti voglio bene, rovinami anche così Kirby, mamma mia. Kirby, che fai? Guarda che minore. Dementoris, Mario, grazie per bene. I 10, mi trovi per male, palatino. Bene. Finito qui, basta così. Ok, va bene. Tra l'altro non so perché adesso su YouTube sta andando tantissimo. Ho visto un miliardo di video dove Montale dice Pascoli e ci sono mille variazioni. Non so perché, che cazzo vuol dire? Cioè, adesso, per dire, se io scrivo Montale dice, cioè, non so che cazzo succede. Cioè, Montale dice Pascoli e diventa Crash Bandicoot. Pascoli. Montale dice Pascoli si trasforma in una Fiat Punto. Pascoli. Perché? Montale dice che Pascoli crasha. Pascoli. Perché? Pascoli. Non capisco. Con oddio da! Pascoli. Perché questa... Montale dice Pascoli tossisce l'ipotesi di Rayman. Pascoli. Ma che cazzo è? Ma perché sta stronzata? Scusami. Cioè... Non riesco a capire. Pascoli. Pascoli poi diventa Hitler praticamente. Pascoli. Adesso tu mi spieghi che cazzo è sta stronzata, cioè. Pascoli. Perché? Ma perché? Cosa vuol dire sta cosa? Ne sono contento. Beh, devo ammettere che questa qui era una clip decisamente delizio. No, aspetta, devo stare attento alle parole nel contesto del succulenta, se vuoi. Posso chiedere perché quando ridi, ridi elegantemente, con stile come una donna dell'opera? Perché... Comunque continuate a deglutire, respirare e sbattere le palpebre manualmente, bastardi. Grazie, Cipatino, perché io nella mia vita passata ero una di quelle zie, tipo grosse, quelle... Ciao, amore mio! Sai, presente, no? Le zie, quelle enormi, quelle di 190 kg, no? Tutte quante... Oh, tesori! No, benvenuti in casa. Allora, siccome nella vita passata io ero uno di quelle zie, mi è rimasta un attimo qualche tendenza, voglio dire. Derme, grazie per i 6, mi trovi per male, Palatino. A Incelsus, grazie per i 3, mi trovi per male, Palatino. Qua parlo, ok. Di ottimo gusto. Sì, di ottimo gusto, va bene. Ha decisamente accontentato il mio cervello da, come minimo, 3742 di IQ. E sono soddisfatto, devo ammettere. 20 miliardi o curarsi dalla schizofrenia? Il mio dottore... No. Oh, dai, raga, questa qui era pessima, che cavolo. Però ci sta. Alberto, grazie per gli 8, mi trovi a fare male, Palatino. Quando diventi una sirena. Ok, questa qui dovete avere effettivamente visto H2O. Determinati layer di infanzia per capirla, devo ammetterlo. Io e i miei H2O boys capiranno, giusto? Sapete qual è il bello? Che probabilmente se non avete visto lo show non avete la più pallida idea di che cosa si tratta. E per me va bene così. L'ho detto, dopo tutto, questo video è per menti superiori. Non ho altro da aggiungere. Bro, where are all these bubbles coming from? What the... Your mom! You can stop recording. You can stop.
Qualcuno mi spiega in che buco di internet sono finito? Io non ho... Te lo spiego io, non sto capendo. Facile. Se tu fai un video dove dici una battuta, brutta o bella che sia, ma continui a registrare... perde di senso tutto il discorso, no? È come la transizione risata-serietà. Voi come la fate la transizione risata-serietà? Perché cioè, quando tu ridi un tot di tempo e poi però arriva il momento in cui smetti di ridere. Cioè, non è che puoi ridere per sempre, voglio dire, Frost, grazie per i due, mi trovo per male, patatino. E la vostra transizione com'è? Tipo... Oppure tipo... Perché ci sono anche quelli che io non so come fanno, ci sono alcuni che tipo fanno come fanno, scusami, come riescono quelle persone a passare dalla risata alla serietà in mezzo secondo? Lozzi, grazie per i 10, mi trovo per male, fanatino. Non riesco a capirlo, cioè, tipo... Tipo lui come fa a essere... Sono un ragazzo di 24 anni e da una settimana che ti seguo. Oggi sono 11 anni che sono stato adottato da una famiglia inglese. Come ti sembra il mio italiano, dato che non lo parlo dal 2011? Scritto ottimo, direi. Grazie per il cibatino. Cioè, lui come fa ad essere serio, cioè a ridere e poi tornare serio subito? Дай вам бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так, в принципе, уже спать пора. Поеду домой. No, aspetta, c'è la parte in cui torna serio. Non c'è, vabbè, non c'è. Comunque c'è la parte che lui rideva e faceva. Ma che cazzo? Non ho seriamente parole. Come cavolo faccio a trovare sta roba? Aiuto. Among Us. Dann bin ich verifiziert, glaube ich. Oh, hey, Among Us. Oh. Beh, attenzione, che qui ho un attimo che ti distrae un secondo e c'è la Bonkas che ti ciuccia il pisello in due... Cioè, attenzione, un attimo qua, Sassi? Raga, mi sa che abbiamo trovato... Sacchi più che Sassi. L'impostore. Beh, oserei dire che qua non perdiamo tempo, andiamo proprio dritti al punto, vedo. I rapper di SoundCloud devono smetterla con queste robe. Ok. Put the money in the bag. Oops, I just got a bag. This is sound of a bag. I'm on Snapchat, I'm getting money. I get racks just like a crab. Came from the bottom, now I'm at the top. This is the sound of a robot. Ok, l'ultima parte mi ha fatto ridere. Came from the bottom, now I'm at the top. This is the sound of a robot. Suono di un robot. Vabbè, questo mi ha fatto ridere alla fine. Basta, regà, ho deciso questa canzone come minimo nella top 10 delle migliori canzoni al mondo. Mother, father, esatto, Samir. Oh, see you again, Despacito. Pff, che cos'è questo schifo? Metti i soldi nella borsa, fra. Interesting, so according to this, filmmakers don't use headrests when they film car scenes. Does it tell you why? According to this, filmmakers don't use headrests when they film car scenes. Does it tell you why? Beh, posso dirti che forse, ho un'idea. Non sono al 100% sicuro, Però potrebbe essere che ho capito per quale motivo. Più che altro non ho capito, in base a questo cosa? In base al pinguino? Il pinguino te l'ha detto, è stato Pingu. Beh, vi dirò che Pingu sta sputando fatti, non ho nulla da dirgli, ha assolutamente ragione. Quando ti dimentichi le cuffie e devi leggere la musica... Ma che cazzo? Un po' di contesto, per favore. Ma che cazzo? Posso fare un pianista, che cavolo è? Quando tua nonna ti dà i soldi, ma ti chiama col nome di tua cugina? Guarda. Ti devo dire. Io rido un casino, poi rimango sorridente finché non me ne accorgo. Ah, giusto, respirate, deglutite, sbattete le palpebre manualmente e accorgetevi di ridere, mod. Non mi bannate, sarebbe un non po' posso esagerato. Decidere. Grazie del cibatino. No. La cosa migliore da fare è quando tua nonna ti dà i soldi e ti confonde per tuo cugino,
tornare da lei dicendoti che tu sei l'altro cugino. Così fai doppio. Fava, grazie per gli 11, mi trovo per male, palatino. Scusate, potrebbe essere anche un'idea interessante. Tanto se lei non si ricorda chi cazzo sei, non vede un cazzo, ti fai la doppia paga. Che così brutta la situa, alla fine non è. Vi posso dire che è stato veramente ottimo? Cioè, raga, qua non ha fatto soltanto una ripetizione perfetta. Ha anche allineato quasi alla perfezione gli sguardi. Complimenti! Ciccio, come al solito, insegnante della vita, non ho altro da dire. Avrei pagato per averlo come insegnante di educazione fisica ai tempi, però, che devo fare? Ogni volta riescono a tirare delle perle fantastiche. Io vi giuro, raga, io non so come fate. Come vi viene da collegare sta roba? Tra l'altro poi gente che si impara a memoria le frasi, lasciamo stare. Hey, I'm Tom, I'm a professional golf cameraman, and part of my job is to find that little white ball in the middle of that big blue sky and try to keep it in the middle of the screen as best as I can. But if I play that exact same clip back and I trace where the ball was going, you can see that sometimes I like to have a little bit of fun with my oh, job. Wow. And when nobody knows you're doing this, you kind of draw whatever you want. Oh, raga, fermate, non vai troppo. Guardate che vi faccio diventare quella palla da golf. È la Madonna. So again, I'm just adding this red line after the fact. If you're watching this on TV, this sì, no, non è like no, raga, non è possibile. Vabbè, cazzo ti frega, disegna dei cazzi, voglio dire. Not a hat guy. Non è possibile che no, raga, è palesemente, alla fine è stata una cavolata, oh. Sì, 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 però... Ma posso dire che per i primi due ci ho effettivamente creduto, ma poi lì... Vabbè, fino al pentacolo al cazzo poteva anche starci. Ha volato proprio, mamma mia. GG, complimenti, cioè sono cascato, eh. Nessuno, i ratti quando vedono una friggitrice al KFC... Sì, Stupenda. Oh mio Dio, bellissimo. Damn, bro, they got the Minecraft cereal? Oh, wow. Wow. Vi posso dire però che la grafica di Minecraft in questi anni è i cereali di Minecraft decisamente migliorata un sacco, mamma mia. Che shader sta usando, eh? Vorrei sapere anch'io. I cereali di Minecraft. Ha fatto la 1 reverse card. Mi stai mandando uno snap? Sì. La Madonna. Ah, ok, pensavo avesse già aperto, dicevo che cavolo di tempismo. Oh! Peccato a guardare i My Little Pony, eh? Brutto porco, ti vuoi inculare i cavalli, eh? Vecchio maiale di merda, eh? Ti vuoi gravidare gli unicorni, eh? Brutto suino. Oh, ma che cazzo? Col piedino. In genere schippo questa parte. Beh, effettivamente potrebbe essere un pochetto frainteso, però lasciamo stare, dai. Ma sapete qual è la parte che non schippo mai? L'outro. Perché l'outro è risaputo, è la parte più... Stavi per spegnere, vero? Fatto. E poi c'è anche questo. Io ve lo giuro, tra tutti i video che YouTube poteva censurarmi, ha scelto censurarmi letteralmente il migliore. Vi giuro, sembra quasi che l'abbiano fatto apposta. Cioè, tra tutti i titoli che ho dato ai video, mi vai a censurare proprio quello che si chiama persone che falliscono miseramente. Innanzitutto è la prima volta che il mio video è stato revisionato in tempo mezz'ora dalla pubblicazione. Normalmente ci mettono 10-12 ore. Ed è stato praticamente uno dei pochi video nel quale non ho fatto Rat, siamo nel 2022, devi capire che la gente non fallisce. La gente ottiene diversi tipi di successo. La parola fallimento non è più contemplata nel 2022, ragazzi. Siamo tutti vincitori! Fino a quando non vai a lavorare e il tuo capo ti guarda incazzato dicendo che non sai fare un cazzo, sei un fallito di merda e ti manda a casa. Però, beh, guarda quello. Battute di nessun tipo. L'unico sospetto che ho per il quale abbiano messo i limiti di età è perché c'era un'immagine nella quale c'era scritto... Non lo posso pronunciare, maledizione. Ok, aspettate. Immaginatevi questa cosa. Prendete per esempio, ok, il tè al limone e il tè alla pesca. Adesso ingranditeli e avvicinate. Ecco. Ed il bello è che mi stavo riferendo ai pettorali maschili, però suonava male. Ma va bene, YouTube, giochiamo al gioco tuo. Non vogliamo mica traumatizzare i miei 14enni sensibili. Cioè, ragazzi, io ho ancora impresso in testa quel momento nel quale ho detto ad un 14enne...
Pippo. E si è messo a piangere così tanto che mi si è essiccato davanti. E quindi, ragazzi, da oggi le chiameremo pettorali dell'essere umano col cromosoma XX. Nonostante tutto, a differenza degli altri video, si può sempre chiamarle tettorali volendo. Ci sono i tettorali, i lardominali. Ci sono tante variazioni, voglio dire. Questi qui saranno due video in uno. Infatti l'argomento di oggi sarà l'ironia della sorte, che suppongo per questo video sia abbastanza azzeccata, o sbaglio? Dopodiché, una volta finito questo argomento, vi lascerò anche al video di ieri, nel quale però ho tagliato un paio di scene. Non vi voglio traumatizzare, ragazzi, va bene? Ups, ci dispiace. Ok non è una parola valida, ritenta. Aspettate, stanno per caso cercando di dirci che ok non è ok? Ragazzi, ok non è una parola valida, ritenta, ok. Gioco, che fai? Mi prendi per il culo? Scrabblemente. Proprio come il team di revisione di YouTube. Stainless, fidati. Bellissimo. Antiruggine, in effetti sono antiruggine, perché si è arrugginita solamente la scritta, quindi. Il fatto che l'unica parte... Ho detto che le forbici sono antiruggine, non la scritta. Non c'è scritto la scritta è antiruggine, ha detto che le forbici sono antiruggine, quindi ci sta. Parte nella quale dice non arrugginisce, è arrugginita. Adesso lo so che effettivamente i metalli inossidabili possono ossidare, però è proprio in questo che consiste la battuta, ragazzi. Lo dico soltanto perché così evitate di farmi le lezioncine. Ne ho già avute abbastanza, soprattutto ieri. Mia nonna, che si vantava con mia mamma del suo nuovo apparecchio acustico, è il più costoso che puoi comprare. Mi è costato ben $4,000. Mia mamma, e di che tipo è? Mia nonna, sono le 4:15. Che cavolo? Beh, devo dire che non fa una piega. Magari non sente normalmente, ma come minimo sente il tempo che vola, no? Sono così stufa dei dipendenti del Walmart. Hanno letteralmente il peggior comportamento con i loro clienti. Non è colpa mia che il Walmart è l'unico posto nel quale vi assumerebbero. E questo messaggio nell'ottobre 2013. Aprile 26 2016. Inizio di lavoro a Walmart. Ragazzi, io ve lo posso dire, secondo me c'è una spiegazione a questo. Lei vuole... Ha un carattere di merda anche lei, assurda, voglio dire. Cambiare questo modo di fare, vuole far cambiare alla gente l'idea. Persone come lei dovremmo ringraziarne di esistere. Sapete, è davvero ironico il fatto che anche io mi lamento di YouTube e poi lavoro per YouTube. Ah, lo faccio anche io con TikTok, non è che... Questa immagine è bellissima. Dominos, che stronzata. Sì, ma... Oddio, sapete che non so se ci sta il Domino in Italia? Vabbè, nel caso non ci sia in Italia, perché io sinceramente in Italia non l'ho mai visto. Domino's è una catena di ristoranti nella quale fanno la pizza. Comunque, le moto della Domino hanno fatto il Domino. Secondo me era tutto un trucco di marketing, ve lo dico. Sii differente e ti risalterai sempre dagli altri. Sì, ma poi cosa tocca fare quando tutti sono differenti come te? Sii differente e ti risalterai sempre dagli altri. Esci di casa e investi della gente ammazzandoli. Vedi un ciclista davanti a te, non superarlo, investilo. Sii differente, sii unico. Dimostra agli altri che tu non ti conformi alla società. La vecchietta davanti a te in fila alle poste ci mette troppo a trovare i documenti? Falle lo sgambetto e togli il bastone, falla cadere per terra e spaccale un femore. Sii differente, sii unico. Lore, grazie per gli 8, mi trovi per armare, palatino. Parli del diavolo e spuntano le corna. Un hipster furioso si è arrabbiato perché ha scoperto che la sua foto è stata utilizzata per un articolo nel quale scrive che tutti gli hipster hanno lo stesso aspetto. Alla fine si è scoperto che si trattava di un'altra persona. È così confuso che si colpisce da solo. Vedete, ragazzi, ho detto, tutti quanti sono così differenti da essere uguali. Siamo uguali nella nostra differenza. E differenti nella nostra eguaglianza. Hai pensato un po' appena, per dire. Sapete, credo di aver appena detto qualche frase molto filosofica, ma non l'ho capita. Però farò finta di essere una persona studiata e vi dico che era tutto quanto secondo i piani. Sapete che cos'altro è secondo i piani? La seconda parte di questo video. Stanotte ho pensato che fare dei pancake sarebbe stata una buona idea, ma come ho girato il primo pancake mi è preso un infarto. Oh mio Dio. Oh mio Dio, che cazzo è? Non riesco a donare cir. Lo so, è un problema, cioè l'hai appena fatto, però comunque so che può essere difficile. Oh mio Dio, che cazzo è? Michael Myers, sei tu? Che cazzo sto guardando? È un pancake demoniaco. Come fa una cosa? 1, 2, 3, Freddy viene per te. Cosa a trasformarsi così male? Ragazzi, scherzi a parte, ma mi sembra che questo pancake mi stia per chiedere perché sono così serio. A me sembra che mi stia per chiedere la mia anima, però ognuno cosa parla. Oggi parleremo di persone che hanno fallito miserabilmente. Pensateci, non vi è mai capitata una situazione del genere? Nella quale, per esempio, volete fare qualcosa, ma non importa quanto ci proviate, non ci riuscite. Ebbene, io purtroppo è la prima volta che vi posso dire che non conosco questa sensazione. Non ho mai fallito in vita mia. Ha ha ha.
Non ci credo manco io alle cose che sto dicendo. Vabbè, dai, vediamo un attimo che cosa ci sta di interessante. Non esistono parole in inglese con la doppia O, tranne good. Il real life vs ad nella vita reale. Scusatemi che mi sto sbagliando. Book, libro. Prova a leggerne uno. Prova a leggerne uno. Oddio, fatemi pensare, quali sono le parole con la doppia O in inglese? Good, book, mood, door, porta. Che altro ci sta? Loop! Give me the loop! Allora, c'è una signora che ha messo una cosa nel microonde. Oh, ciao! Ok, saluta pure. Hai messo una videocamera nel microonde. È un po'... È del pop... Cosa... Hai messo una videocamera nel microonde! Tu seriamente hai messo un dispositivo elettronico nel cazzo di microonde? Che è successo? Allora, ha messo del popcorn? Sì, ma Rat, come sta facendo a filmare il popcorn da dentro? Ah! Si è rotta la videocamera! Comunque, quanto devi essere furbo per mettere un cellulare all'interno di un microonde? Ragazzi, vi svelo un segreto. Probabilmente saprete che non si possono mettere le forchette all'interno del microonde, altrimenti iniziano a fare scintille cose. Ebbene, questo succede perché le forchette sono fatte di metallo. E adesso arriva la notizia shock. Anche i cellulari sono fatti di metallo. Una mia amica non ha più risposto al suo ragazzo per 2 settimane e mi ha detto: gli devi dare tempo per fargli capire che gli manchi. E adesso il suo ragazzo si è trovato una nuova ragazza. Vedete? Non tocca fare le brutte persone. No, però davvero, scherzi a parte, ragazzi, non scrivere a qualcuno non fa altro che peggiorare la situazione. Magari può funzionare una volta e non parlarsi 2 volte, però a lungo andare fidatevi che finisce sempre male. Come dissi nel video dell'altro ieri, dovete essere diretti. Dite subito quel che volete, altrimenti vi ritroverete un gabbiano. 10 milioni di euro in contanti non tracciati, pezzi da 50, stasera, ora, sotto casa mia, adesso. Questo la capirà davvero soltanto che ha visto il video dell'altro ieri, però vabbè. Per rimanere asciutti. Oddio santo, questo bambino si farà malissimo. Cioè, più che si farà malissimo, non rimarrà asciutto, sono sicuro. Vediamo. No! No! Cioè, non soltanto si è bagnato, ma è passata anche la macchina mentre stava dietro. Se metti dell'uva coperta da un bicchiere nel microonde, crea del plasma. Se non fondi il bicchiere, se però. Se non volete che facendo qualcosa di errato il microonde fa effetto C4. Fatti meglio evitare. Grazie per i cibi. Ignorante, grazie per i 12. Un anno insieme. Grazie mille, Valentino. Che palle! Così non me lo son potuto godere. Maledizione. Questo video. Ma facevate anche voi questo gioco da bambini? Senza motivo, senza acqua sotto. Io lo facevo. Ma arrampicavo, mettevo i piedi nei cosi, cominciavo a camminare tipo Assassin's Creed, tipo facevo finta di essere un ninja, tipo agente segreto, tipo dan 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 dan, poi ti giravi tarada tarada tarada. Io lo sto odiando. Da bambini sì, perché io adesso ho un 45. Se provo a metterci il piede mi rimane incastrato nell'inferriata. Con tutto il cuore, giuro. Comunque mi stavo aspettando che sarebbe caduto qualcosa, non che passasse una macchina dal nulla. Cosa sta facendo il signore? Semenano. Chiedessero di fare una collaborazione, la accetteresti? E comunque ti svelerò questo segreto importantissimo per me, ok? Te lo sto per svelare. Dipende da chi mi chiede la collaborazione. Okay, tu. Grazie per il cibatino. La macchina. Merda, ma l'ha sfrombolato. Cosa sta facendo il signore? Semenano. Perché me l'ha lanciato, porca troia. È volato via. Questo, se il meme fosse ancora vivo, ci starebbe benissimo Shooting Stars. Un uomo scava una buca di 4 metri senza realizzare che il suo metal detector in realtà stava captando la punta metallizzata delle sue scarpe di sicurezza. Che imbecille, questo finiva in Australia. Tristezza! Immaginate di essere sicuri di aver trovato un tesoro, passare ore a scavare e scoprire che l'unico tesoro sei tu, il tesoro di mamma. No! Questo è tipo il gatto che è uscito di casa, ha toccato la neve, ha sentito che è fredda, ha detto nope, me ne torno a casa. Ed effettivamente questo sono io d'inverno.
e anche d'estate. Si sta tanto bene a casa, davvero. Cioè, scusate ragazzi, ma questa abbronzatura da gamer professionista non si fa da sola. Cercando di mangiare... Spesso mi dà errore di rete nel donare i cheer. Comunque un salutone a te Andrea, alla tua seconda personalità Lodi XD e a tutte le papere. Sorriso XD. Con goccia di sudore sorghigno con occhi felici. Grazie per il cheer patatino Loli XD Ma scusa, quanto è sbarellata questa rana, scusate. Cioè, voglio dire, sembro io quando vedi il tiramisù più o meno. È sbarellatissima, è tipo così. Un grillo. Guarda che schifo, porca troia. Che schifo, vaffanculo. Cos'è questa roba che sa di merda? Vai a cagare. Avevo ordinato un filet mignon. Mi dai un cazzo di scarafaggio, porca puttana. Che schifo al cazzo. Porca troia, bleh, che schifo, merda. Stai calmo, è ok. Va tutto bene. Dio sa. Questo sono io e la monetizzazione. Il nuovo tatuaggio di Ariana Grande. Sta cosa qui, non so come si legga, scusate. Google traduttore, aiutami tu, per favore. Rileva lingua, ok. Non è cinese. Sette round. Kilun. Quindi, il nuovo tatuaggio di Ariana. Kilun. Significa letteralmente barbecue giapponese, non sette anelli. Ma sapete che questo perché mi sta dicendo che è cinese? E se io invece provassi a tradurlo dal giapponese, magari si legge diversamente. Sette ruote, pure questo. Sette ruote. E qua infatti si legge Shichirin. Nanarin. Eh? Nanarin. Oh, fessesore, nanarin. Quando è che il giapponese è diventato napoletano, scusate? No, oh, c'è scritto Shichirin, me lo stai leggendo? Nanarin, oh. Non ha senso. Io mi sto confondendo tantissimo. Ok, va bene, non lo so, non commento. Vabbè, in poche parole Ariana Grande aveva fame. Per questo si è tatuata un barbecue sulla mano. Anche se a dire il vero ho sentito che questo tatuaggio lo ha corretto. Adesso dovrebbe andare tutto bene, suppongo. Questo è un comico di 10 anni. E questa è una battuta della Madonna. Gli incontri online sono davvero difficili per me. Ogni volta che incontro un compagno nuovo finisce in prigione. Che sta nei siti di incontro se ha 10 anni? Era questa la battuta. Questa è la persona media che guarda i miei video e non capisce l'ironia. A 10 anni tutti quelli che incontra vanno in prigione. Nino, FBI. Brutto. Qualcuno si sta per fare del male, suppongo. In teoria ci dovrebbe essere il vetro, giusto? Tanto mi piace come la tigre è convinta di essere invisibile all'occhio umano. Mimetizzata perfettamente. Spendere i miei ultimi cheer per dire che quella rana ero io stamattina, che ho vomitato perché avevo un pelo del mio cane in bocca appena svegliato. Vabbè, ogni tanto mi sveglio con tutto il culo di Nala in bocca ogni tanto, quindi grazie per il giro. Guardate quanto sta andando lentamente, proprio. Shh, ragazzi, mi raccomando, Però non mi è sembrato essere davvero con cattivissime intenzioni questo leone. Ciao, leone, tigre, scusate. Perché? Era in cattività, si fa con calma. Ragazzi, ci mettono così. Ammetteva la stessa velocità con la quale io scelgo le bistecche alla Conad, più o meno. Vado lì, le prendo, le metto. Un po' lento, con calma. Di tanto a maturare, eh? Siete ridotti. Non ho capito niente. Ciao, leone, tigre, scusate. Perché i ragazzi ci mettono così tanto a maturare? Perché i ragazzi maturano. I ragazzi non maturano. Noi restiamo infantili con dei gravi deficit mentali per tutta la nostra vita. Non esiste la maturazione per un uomo. Cioè, l'uomo matura nel senso che passa da cagare nel pannolone a cagare nel cesso, a ruttare e star sul divano. Non c'è maturazione nell'uomo, proprio non esiste. Siete ritardati o cosa? Perché le ragazze ci mettono così tanto ad essere pronte? Siete brutte o cosa? Boom! Shots fired, madonna! Le persone sorde usano il linguaggio dei segni perché le azioni parlano più forte delle parole. Ah sì? Ed io che ero sicuro che lo facessero perché non ci possono sentire. No ragazzi, non hanno capito niente infatti. È ovvio che è per quel motivo. Mamma mia, io non ce la faccio davvero con le persone ignoranti. Come puoi pensare che uno si metta a fare i jutsu perché ti vuole dire qualcosa? È ovvio che sta facendo qualcosa che tu al momento non puoi Lodi, non essere triste. Comunque saluto a tutti e vorrei sapere come si beve. Ah, è facilissimo, guarda. Devi prendere un contenitore che contiene acqua, mi raccomando, o un liquido, comunque un liquido commestibile tipo cherosene. Poi, una volta che prendi il liquido, devi mettertelo nel naso. Quando senti l'acqua che arriva sul naso, ispiri più forte che puoi, mi raccomando, in modo che l'acqua arrivi nei bronchi e nei polmoni, dove verrà assorbita. Verrà assorbita per osmosi e ti disseti senza bisogno di altro.
Io scusa, faccio un altro sistema perché sono alternativo, scusami. Capire. Questa qui mi piace. Vediamo un attimo che cosa sarà di... Un'alga. L'altro giorno ho visto un video su TikTok di un tipo che diceva: se sei una donna scrolla. Ok, ora che gli uomini sono rimasti, raga, quanto cazzo è bello sto ramo. Ci sta, da uomo. Vader, io servo solo te, mio maestro. Bello! L'ho visto fallire ancora prima che uscisse. Credo che non ci sia una cosa al mare che ci faccia più saltare per aria di quando tocchi un'alga con la gamba. Non so perché. Cioè, potresti letteralmente avere un cazzo di squalo bianco o una murena a fianco che salteresti meno rispetto all'alga che ti sfiora la gamba. Tu senti l'alga, parti e fai... cos'è qui? Poi vedi l'alga e la metti lì. Però salti in aria all'inizio. Sei dall'acqua, davvero. Doveva prendere molta più rincorsa con la testa per fare questa cosa. E poi comunque aveva i capelli verso l'interno e non l'esterno. Quindi, cioè, quella era destinata... Io quando ero più piccolo, avete presente i pesciolini? Quelli che vanno in banco, quelli piccoli così, no? Che li vedi in acqua, che tipo i pesciolini piccoli che si muovono tutti insieme. Una volta al mare ho toccato con il piede un assorbente usato. Che schifo, cazzo di cipattino. Io quando ero bambino prendevo quei pesciolini in mano così e tipo li lanciavo in aria e facevo: vola, mio mini pony. Vedi i pesci che volavano a 20 metri. Poverini, non ha mai visto il cielo, poveri, scusa. Appunto, hai ragione, Lodi, poverini. Non ha mai visto nient'altro che l'acqua. Adesso riescono a vedere anche un po' il cielo, l'ambiente, voglio dire. Poi ogni tanto passavano anche i gabbiani, facevo tipo tiro al piattello, voglio dire, molto divertente. Fallire. Qualcuno che sta cercando di rimorchiare una ragazza. Beh, non gli sta... cambio di faccia. Che cosa le ha detto, Dio santo? Guardate... All'inizio le ha detto, ehi piccola, lo sai che io lavoro con internet? E lei, guardate lo sguardo alla... Sì, fine, esatto, ragazzi. Faccio TikTok. Oh mio Dio, che schifo. Grazie. L'hai persa, amico, mi dispiace, ci hai provato, mission failed. Però sapete che c'è, ragazzi, una volta ogni tanto voglio provarci anch'io. Oggi sono sicuro che ce la posso fare, quindi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se ne... Allora, ma al mare facciamo tutti quanti delle cose strane. È il bello di stare al mare, cioè, tutti quanti abbiamo catturato un granchio col secchiello, mettevamo il granchio nell'acqua col secchiello, lo lasciavamo lì per 3 ore e il granchio bolliva vivo, letteralmente, perché l'acqua arrivava a una temperatura di 47 gradi e quindi il granchio diventava bollito. Tutti quanti abbiamo disintegrato delle meduse in riva alla spiaggia, sì, perché quando vedevo una medusa in riva, tipo la tagliavo a mezzo, così tanto per divertimento. Tutti quanti abbiamo... quanti paguri molestati, poverini. Quanti paguri presi in mano, tipo li abbiamo tirati così, pium, che partivano a 20 km, a 200 km orari. Mi è piaciuto tanto, ma non ce la faccio, davvero. E invece stavolta vi ho fregati. Dove eravamo? Ah sì, date una zampata se mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale. Mentre noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Carino, no, non è sadismo, è che ero un bambino. Cioè, Danny, grazie per i tuoi, trovo a parlare Valentino. Ero un bambino, che cazzo volevi che capissi da bambino quando vedevo un paguro? Che poi i paguri sono strozzi, ti mozzicano, sono proprio infami i paguri, sono mica tranquilli. Però da bambino al mare tutti quanti abbiamo fatto queste cose qua, oppure scavavo col piede le buche e costantemente facevo cascare mio nonno dentro. Come abbia fatto mio nonno a non fratturarsi caviglia e ginocchio in tutti questi anni non ne ho idea, però comunque... Poi che cazzo avevo messo anche? Non mi ricordo, che cazzo avevo preparato? Scusate, questo volevo vedere. Le notizie più assurde d'Italia.it. Ci voglio andare a leggere le notizie più assurde accadute in Italia. Fatti di cronaca al vostro pensiero. Se ancora c'è sta uno che praticamente si è fatto la doccia. Beh, è censurato. In pubblico, eh? Guardate qui quanto è bello. Sembra una statua. Così, si fa una doccia nenzaponata e via. Oh, quest'altra dichiarata morta si risveglia dopo 11 ore in obitorio. Vorrei una zuppa calda. Vabbè,
ci sta, poverina. È stata in obitorio per un, è stato in obitorio per 11 ore al freddo, voglio dire. Tra l'altro, una delle notizie più belle che io abbia mai letto è stato quando una persona era stata considerata morta, durante il funerale si è risvegliata tirando, o durante, non mi ricordo se era il funerale o era in ospedale, si è risvegliata tirando una bestemmia e mi pare che tipo il medico o il prete gli è venuto un infarto per la paura. Quindi questa è una delle notizie più belle che abbia mai letto in tutta la mia vita. Pensate a risvegliarsi dalla morte tirando una bestemmia. Proprio a te non fotte un cazzo della morte, proprio stai per andare, potrebbe essere l'ultimo momento per scegliere se andare in paradiso o all'inferno. Orco di... Poverina, giustamente, in obitorio poi fa pure freddo, eh. Poi vediamo una... Oh, sgominata banda di falsificatori. Spacciata anche una banconota da 300 euro. Che cazzo? Che cazzo è la banconota da 300 euro? Eh beh, oh, ragazzi, le banconote da 300 euro vanno un sacco in questo periodo, eh. Cioè, questi si sono inventati pure una bella nuova banconota da 300 euro. Può essere comoda, può essere comoda. Poi, questo dice, lancia droga dalla finestra, ma non si accorge che di sotto ci sono due carabinieri. Ehi, Giancarlo, piove marijuana. Il clima sta proprio cambiando, Franco. Non c'è più le mezze stagioni. E questo vuol dire proprio la sfortuna. Questa è la sfortuna. Tenta di dare la colpa ai carabinieri. Trovato con la droga, accusa i carabinieri. È roba vostra. È roba vostra. Scattano le manette, giustamente. Oh, tredicenne litiga con la sua professoressa e le brucia l'automobile. E fin qua tutto bene. Il ma insomma, tutto bene. Persona, grazie per il nome, per trovare per male, Martino. Anche voi papere, perché comprime la sub è gratuita, skippate tutte le pubblicità, avete tutte le emoticon, vi si aumenta il quoziente intellettivo e avrete uno sconto sul merchandising. Ok, non dimentichiamoci degli effetti a lunga pene per i patatini e il rassodamento del corpo per le patatine. Inoltre c'è anche il 15% di sconto sul level up con il codice Andrea Del. Perfetto. Scusate la pubblicità, ma oh, era no, da tanto che volevo farlo. Oh, che scusate, grazie per il cibatino. Il problema è che ha sbagliato la vettura. Vedo che cosa vuol dire non andare bene a scuola? Che non riesci neanche a individuare l'auto giusta. Offre due maialetti e fiaschi di vino per non farsi ritirare la patente. Oh, ognuno offre quello che può, Cioè, voglio dire, tra la... Ma chi è Aldo? Vuole tutto il pacchetto. Altro, qua c'è anche scritto... Proposta ribadita più volte, anche in questura. Ma tu offri al questore dei maiali? Ma scusa, tu offri al, al questore dei maiali per non farti tirare la patente? Oh, voglio dire, ma ci siamo capiti, due maialetti e un fiasco di vino. Vabbè, però ci mangi, alla fine ci mangi, dai, comunque ti fai un bel po' di tempo. No, eh. Oh, rapinatori si scattano selfie dopo colpo in banca, arrestati. Post rapina, qual è la cosa migliore che puoi fare? Fatti un selfie e postarlo su Facebook. Ci sta, ci sta, ci sta. Molto stupidi. Ma io l'ho detto che i criminali nella maggior parte sono stupidi, La gente ancora non lo capisce, ma non siamo in un film, ragazzi. I criminali, quasi tutti, sono stupidi. Cioè, non so se lo sapete, ma in carcere c'era un boss mafioso che era chiamato il professore. Sapete perché lo chiamavano il professore? Perché sapeva leggere. Cioè, a me in carcere mi chiamavano Albert Einstein, voglio dire. Cioè, se finivo io in carcere mi chiamavano un alieno. Cioè, mi chiamavano Stephen Hawking. Cioè, non so se mi spiego. Cioè, non so se capite. Cioè, voglio dire, il livello intellettivo. No, per capire, non per dire. Qua è la voglia proprio d'apparire pure per i rapinatori. Livorno, per entrare a rubare in una carrozzeria, ha rotto il vetro e si è tagliato. Poi, alla vista del sangue, è svenuto. Entro io tranquillo, sbam! Oh, cazzo!
fatto tutto da solo, praticamente. Chiama la... Beh, ragazzi, non so se lo sapevate, ma c'è stato anche un criminale che si è auto consegnato alla polizia perché voleva riscattare i soldi sulla sua taglia. Io non so se riesco a essere... Cioè... Tu ti autoconsegni perché chiedi... Si può... Ma no che non si può, Lodi! Ma Lodi, è ovvio che non si può! Ti arrestano! Ma è ovvio, scusami! Cioè, ma questo è un completo... Questo qua è un completo deficiente. Ma te come viene in mente da dare alla polizia a consegnarti per chiedere i soldi sulla tua taglia? Cioè... La polizia e chiede... Quanto mi date se uccido la moglie? Giusto per sapere, chiedo per un amico. Volevo solo sapere così, eventualmente... Volevo sapere quanto date. Chiedo per una zia e chiedo... Ma come, scusa? Ma come? Ma che cazzo... Chiama la polizia e chiede quanto mi date di pena se uccido mia moglie. Pronto, polizia? Sì, salve. Senta, io vorrei un'informazione. Avrei bisogno di sapere quant'è la pena massima per omicidio del coniuge? Sì. Sì, no, no, perché volevo ammazzarla, però sa, nel dubbio, prima volevo informare, perché magari passo solo alla mutilazione, non è che... Ah, non si può. Ah. E da quando? Grazie, me lo sa, è venuta la parola, Palatino. Quanto mi date se uccido la moglie? Giusto per sapere, chiedo per un amico. Volevo solo sapere così, eventualmente. Volevo sapere quanto date. Oh, si fa spedire cocaina via posta dalla Costa Rica. Oltre mezzo chilo. Arrestato. Vabbè, oh. Beh, la prossima volta usa Bartolini. Uno cioè. Vuole andare direttamente alla fonte dove la roba è più buona, no? Baby Bullo fa la cacca sugli astucci dei compagni. No, ma questa che è fantastica. Proprio, questo mi piace tantissimo. Cioè, fa la cacca. Cioè, dentro ogni astuccio c'è stato uno stronzo. Ma tanto scusa, quanto ha mangiato sto qua per cagare in ogni astuccio? Praticamente. Camorrista tenta di sfuggire all'arresto parlando in dialetto ferrarese. Se ti fa ridere come argomento, ti consiglio i due video di What's Mojo Italia sui criminali più stupidi del mondo. Ci guarderò. Sotto al confronto e Einstein. Ci guarderò, grazie invece. Martino, e lei il boss, Mayal, non sono io il boss. Davy, grazie per gli 11 trapper, ma di patatino. Qua stiamo proprio ai livelli di Totò, cioè di gente proprio che fa le scenate. Incredibile, l'avrei voluta vedere questa, 5 anni di prigione al santone che scacciava gli spiriti toccando i seni. Ma scusa, ma... Venga, signora. Percepisco una presenza demoniaca in lei, signora. Sì, sì. Satana è tra queste mura, signora. È tra queste mura, Satana, signora. Ora, voglio dire, se uno te tocca i seni, cioè, non è che proprio... Cioè, gli spiriti non è che stanno... Cioè, si capisce che non stanno lì, no? Chi te l'ha detto? Magari Satana infesta tette. Si capisce, penso da sì, eh? Vabbè. Buca lo pneumatico, si ferma e smonta la ruota di un altro. Ah beh, nel dubbio, nel dubbio. Però qua poi dice, il derubato l'ha scoperto e il ladro gli ha anche chiesto di aiutarlo. Non fa una piega. Ehi, Ciccio, senti, ti ho tolto una ruota, ma aiuti a metterla sulla mia auto. Senti, scusa, che mi aiuti un attimo a mettere, questo l'ho preso da te, ma mi aiuti un attimo a mettere lo sto pneumatico, ho bucato. Io sono di Ferrara, devo dire che te la sei cavata con l'accento Andrea 1988. Ma perché c'ha un amico ferrarese? Grazie per dire. Ma perché io c'ho un amico ferrarese, tipo sua nonna parla tutto così, le dice vieni qui, Maial, che è pronta la cena. Tutto così. Aiutami, veniamoci incontro. Va a piedi in superstrada. La scusa è, scusate, ma avevo fretta. Sa, perché se tu cammini sull'autostrada, non so perché vai più veloce. Perché là corrono tutti, corro pure tu. Lei lo lascia, lui rivuole indietro le tette rifatte. Ti lascio, prima mi ridai le tette. Tu non esci da questa casa con le mie tette. Dai avanti, ridammi le tette.
Così arriva anche l'esorcista che palpa e sente se c'è il demonio. Mi pare giusto. Se ci ha investito, ci ha pure speso dei soldi, giusto? Ridammeli indietro che poi le rimetto alla prossima. Il vescovo, preghiamo perché venga a piovere. Mi piacciono queste cose che le religioni che si uniscono. Da quando, scusate, i preti sono diventati degli sciamani voodoo che fanno i riti per far piovere? Ce lo vedo il prete che fa eia, 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 Gesù Cristo dalla tra di loro, interessante. Rubano dalla borsa la mucchina, si disinteressano di portafogli e smartphone. Ma guarda, per quanto è costata la mucchina l'anno scorso, fotter la mucchina era come fottere un lingotto d'oro. Quindi, Bergon, grazie per il ciclo, mi trovo per male, Palatino. Feda, grazie per i sei, mi trovo per male, Palatino. La mucchina è stra ricercata, altro che soldi. La mucchina. Trascina un corpo al buio. Era la moglie che portava in casa il marito ubriaco. Queste sono le vere donne. Ale, grazie per i tre, bentornato per amare, Palatino. Queste sono le vere donne, quelle da sposare. Una donna che quando torni a casa ubriaco ti trascina da dentro casa. Poi, probabilmente nel trascinarlo ha fatto dare delle testate agli scalini, ma... Vabbè, questo sono piccoli effetti collaterali. Cioè, questo è quando uno proprio non se fa i cazzi suoi, no? Dice, cioè, vedi, trascina un corpo, dici, ma perché tu devi fare gli affari degli altri? Il mio marito ubriaco, mica era morto. Per ora non rispetta l'ordinanza. Mamma denunciata. Portava la merenda al figlio di 34 anni. Ma, scusami, ma... La merenda, ma scusa, ma io ho 34 anni, ma ti fai portare la merenda? No, allora, io nonostante abbia 34 anni, ci tengo a chiarire una cosa, Io avrò anche 34 anni, ma l'uovo di Pasqua me lo compri lo stesso. Sia chiaro, cioccolato al latte che il fondente è carta vetrata. Non me ne frega un cazzo di quanti anni ho, fino a quando tu sei viva madre tu mi devi comprare l'uovo di Pasqua. Anche quando avrò 50 anni e tu 75 mi devi comprare l'uovo di Pasqua. Questa è la regola di base, non me ne frega un cazzo dell'età, Vabbè, scusa, ma perché non posso portare la... Anche quando sarai deceduta, torni un attimo sulla terra, la fantozzi e mi compri l'uovo di Pasqua. Prenda il figlio dei 34 anni? Scusa, Mammone, sono uscito per vendere droga. Lo dichiara nell'autocertificazione. Arrestato. Vabbè, comunque è un lavoro onesto, dai. No, ma perché arrestato? L'ho pure dichiarato nell'autocertificazione. Queste sono le regole. A spasso nel parco. Devo riflettere sugli sbagli fatti nella mia vita. Qua appunto quando ci stavano tutte le limitazioni. Oh, vabbè, scusa, devo riflettere. Fantastico. Quest'altra la scusa è, devo andare dalla mia ragazza, ma non si ricorda il nome e indirizzo. Zio, se proprio vuoi infrangere il coprifuoco, almeno inventati due stronzate, no? Perché, cioè, la mia ragazza come si chiama? Ma chi si ricorda? Io mi sono fidanzato con lei per il culo, mica per il nome. Cazzo ne so come si chiama. Io la chiamo sempre tesoro. Il nome che cazzo lo dice? Questo capita da frequente. Capita. Pure questo, sto andando dalla mia ragazza, ma lei era seduta al suo fianco in macchina. Allora, qui ne puoi uscire in due modi. O tipo fai che è l'Alzheimer che dice, scusi, ma è lì e tu, amore, ma quando sei salita in macchina, tu eri? Non ti avevo vista, che paura! Oppure dici semplicemente, no, non lei, l'altra. Abbiamo una cosa a tre. Ne esci così. Multati. No, sono andato dalla mia ragazza. Oh, ma che ci fai qua? Da quando sei entrata? Insulta e ride i poliziotti. Mi chiamo Aieie Brado. Denunciato. Aieie Brado. Un calzolaio ha inventato le scarpe taglia 72 per favorire il distanziamento sociale. Sì, a parte il fatto che quella scarpa lì, se te la metti, sembri Krusty il clown. Poi lì dentro non oso immaginare che cazzo accade. Cioè, la sauna dei sughi Barilla. Cioè, ti togli la scarpa, viene fuori un aroma di formaggera, che è una roba incredibile. Cioè, caccio cavallo, Cioè, questa è proprio una merda. Questa è una merda. Tra l'altro, queste scarpe sono proprio da clown. Viola il coprifuoco per il coronavirus per riconquistare l'ex. Lui non la vuole. Denunciata.
scusa, dai, ma potevi dire, dai, su, che facciamo? Ce la smettiamo? Ce la smettiamo? Vabbè, probabilmente questa era una di quelle che aveva visto troppi film dove lei corre sotto casa di lui o lui corre sotto casa di lei e mentre lei sta per partire sotto la pioggia fa: ehi, Jennifer, io ti amo, e lei: oh sì, John! No, no, non funziona così, no, 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 non funziona. Probabilmente lei stava già giocando alla cavallina con un altro uomo sul letto, era in una fase di galoppo pesante, no, no, non funziona così, no. Multa, dai, dona 100 euro in chiesa e si pente, uno sbaglio, ridatemi i soldi. Oh, a volte capita, ma perché, voglio dire, rapina alle poste travestito da Spider-Man. Cioè, era interessante sapere se c'aveva pure i superpoteri di Spider-Man. Incredibile vicenda, cerca di ammazzare una mosca con la racchetta elettrica, ma fa esplodere la casa. Ma come hai fatto? Come hai fatto a far esplodere la casa? Ma come hai fatto? Ma come ha fatto a far esplodere l'intera casa? Attenzione a queste racchette elettriche, perché tu pensi di schiacciare una piccola mosca? Qualche settimana fa ho rivelato ai miei studenti e ai miei follower che all'inizio del 2022 ho registrato il miglior semestre da quando faccio il trader full time, cioè da 5 anni. No, sul serio? Il tutto grazie ai trading system che di fatto operano sui mercati al posto mio. Li uso per questo. Capisco. Eppure ho deciso di chiuderla qua, di farla finita proprio con i trading system. Bravo, hai fatto bene. Anch'io al tuo posto aprirei un bar per gay, che secondo me frutta molto in questo periodo, e smetterla di investire online. Lori, grazie per due, bentornato per la barra, Palatino. Lo so, sembra una decisione contraddittoria, ma è... No, ascolta, è molto interessante. Grazie per il cibo. È stata particolarmente sofferta, soprattutto non potevo fare sesso altrimenti. No, scusate. Ho deciso di rivelarti le ragioni di questa scelta in un evento particolare il 26 luglio alle ore 21, martedì 26 luglio alle ore 21. Non sarà un webinar normale, non ci saranno slide, non sarà registrato. Io semplicemente mi sono preso due appunti per dei punti che voglio toccare e voglio assolutamente dirti. Sarà... No, tu non tocchi niente, che io ti conosco. Tu non tocchi niente, che te un attimo parli, gesticoli con le mani, poi trac, mi trovo un dito nel culo per una rettoscopia non richiesta. No. Rimedi alternativi. Un uomo porta un serpente al collo invece della mascherina per proteggersi il viso su un autobus. Oh, se funziona e se filtra, perché no? L'ottimismo è il profumo della vita. Praticante si sposa. L'avvocato le dona un buono per la separazione. Senta, guardi, io glielo dico, ecco qua, buono sconto per quando avverrà il divorzio, eh no, io glielo dico perché la prima causa di divorzio è il matrimonio, quindi nel caso, quando divorzia, mi chiami, si tenga in contatto. Una che sa come vanno le cose, giustamente, in auto con un chilo di erba si difende, era una scorta per il periodo estivo. C'ha ragione, poverino, cioè una quarantena di mesi e mesi, uno che cazzo fa? Giustamente, una buona giustificazione questa. Il medico mi ha prescritto di camminare. Abruzzese trovato a 150 km da casa. Minchia, camminare, Forrest Gump, sei tu? Orca troia, 150 km. Oh, minchia, ha camminato parecchio, Ha camminato un po' troppo. Scene da film di Fantozzi. Roma, l'autobus è pieno e due passeggeri si appendono. Vabbè, questo... Voleva prendere l'autobus al volo. Proprio veramente Fantozzi. Crede di citare Dante, in realtà è Topolino. La gaffa del neo sottosegretario leghista. Andrea, degli amici miei mi avevano invitato a giocare a COD, ma nella mia zona non c'era internet, quindi di nascosto sono andato altrove. Mi fermai davanti alla Conad chiusa in macchina, passa la volante, si fermano e chiedono il motivo del quale non ero in casa. E io tranquillo, devo Canta. Giocare a COD e non avevo segnale a casa e nulla, multa salata. Non credo che reggesse come scusa, grazie per il palatino. La citazione è chi? La citazione è: ricordati sempre, Basettoni, Topolinia non avrà crimine organizzato fino a quando fino a quando Darwin Duck sorveglia le nostre strade. Dante Alighieri. Chi si ferma è perduto, mille anni ogni minuto. Vabbè, mo se Topolino, perché che ci frega? È una citazione, anche Topolino c'è la sua.
Guardate che non è che sempre i cartoni dicono cose sbagliate. Ricordate la mitica frase di quel famosissimo personaggio che disse: non è come nasciamo che fa, non è il modo in cui nasciamo che fa di noi le persone che siamo, ma è quello che facciamo in vita che ci qualifica. Mewtwo, il film dei Pokémon. Attenzione, io ho imparato da Mewtwo tante cose. E non sottovalutiamo i cartoni, e Mewtwo è stato un maestro di vita più di tanti altri filosofi, Sua importanza, Vallo della Lucania, mio figlio non risponde. Vigili del fuoco scoprono che dormiva. La prossima volta controlla meglio. Carpi, patente e libretto, consegna 15 grammi di hashish. Aiutatemi a smettere con lo scacco. L'ingegner Terrone fa causa alla Crusca. Il mio nome non è un'offesa. La replica. Che colpa abbiamo noi? Ah, vabbè, scusa, che cazzo, è mica colpa della Crusca, cioè, vabbè, cioè, scusa, se lei di cognome fa Terrone, che c'entra la Crusca, scusami, non ho capito, cioè... Ma che cazzo vuoi da noi? Lo spacciatore si lamenta coi carabinieri. Ora basta, non ci ho fatto più lavorare. Veramente, avete rotto il cazzo, cioè, passate sempre di qua, ci arrestate, oh, noi dobbiamo fatturare, dobbiamo vendere la droga, siete sempre in mezzo ai coglioni, e qua come cazzo si fa a far su due soldi? Voglio dire, c'è una bomba in frigo. Ma era un brutto sogno. Arrivano i carabinieri. È stata denunciata, giustamente. Consegna droga ordinata web mentre i carabinieri sono in casa. Arresto. Scusate che mi hanno citofonato. Non so se è Amazon o la droga. Da 800 euro al comune e si appropria di una strada di Ro. Adesso è mia! 800 euro, mo' è mia, ci faccio quello che voglio. Roma fa il pieno di benzina e va via senza pagare. Lascia in ostaggio al distributore un amico ubriaco. Giova, grazie per i 10. Bentornato tra le papere. Ma come? Lascia in ostaggio un amico ubriaco. Lo lasci legato al distributore con un foglio. Questo è il pagamento. Fate di lui ciò che meglio ritenete opportuno. Vabbè, dai, se lo possono pure tenere. Può essere utile. Manifestazione no mask salta perché senza mascherine. Eh. 110 elode. Fantastico, un paradosso. Scambia poliziotto per un suo cliente. Arrestato spacciatore. Pure qua, quando la sfortuna è così. Oddio, e adesso... Hello, grazie per i 6. Bellotto, ben trovato a parlare, Valentino. Non so proprio come ha fatto. Comunque, questo rimarrà, penso, qua a vita. Sfonda la porta vetri del bar per svuotare la cassa. Ma non ci sono soldi e si allontana con una birra. Vabbè, è andato lì. Dammi tutti i soldi che hai. Li abbiamo appena depositati. Allora mi dia una Heineken. La chiudiamo qui. Chissà se l'ha pagata. Mi hanno accoltellato. La polizia arriva a casa e lo trova ricoperto di ketchup. Uomo finisce nei guai per un pesce d'aprile. Ma sei completamente deficiente? Ma sei completamente deficiente? Cioè, fai il pesce d'aprile alla polizia? Ma la gente è deficiente, Io dico sempre, la gente è idiota. Simpaticissimo, ma perché finisce nei guai? Fatti un pesce d'aprile, tutto concesso. A spasso senza mascherina. Agenti, potete chiudere un occhio? Sono agli arresti domiciliari. Ma perché glielo dici? Ma perché glielo dici? Ma non devi dirglielo, scusami. È la mascherina? Oh, agente, mi scusi. Senta... Non so se nel caso doveste vedere della polizia, non ditegli nulla che sono agli arresti domiciliari, ma mi raccomando, è acqua in bocca con la polizia. Lite furibonda in strada con un coltello fra due moldavi ubriachi. Alla fine ringraziano i carabinieri per averli separati. Scappa alla vista della volante. Testavo l'efficacia dell'energy drink. Avevo letto che Red Bull ti metteva le ali, stavo provando a vedere se effettivamente fosse funzionale o fosse solo fuffa. Volevo vedere se riusciva a raggiungere un tot di velocità. Fantastico, sei un genio, cioè non te si può fare niente. Getta la droga dal finestrino ma finisce sull'auto dei carabinieri.
Toh, sciapa la marijuana. Qua è gente sfortunata, non c'è sta niente da fare. C'è gente che nasce con la camicia, altro no. Gli rifiutano un bicchiere d'acqua, lui imbratta con le feci il bar. Ma che schifo. Ognuno c'ha la sua fantasia. Si presenta 30 volte ubriaco fradicio al pronto soccorso. Incredibile. Troppi pensionati in bici verso il cantiere. Oh, vabbè, lì c'è proprio una forza magnetica che li porta, non c'è sta niente da fare. Un uomo è... Troppi pensionati in bici verso il cantiere. Rimasto incastrato col pene nel peso di un bilanciere. Ci sta, ci sta. Quando sei lì in palestra che ti stai allenando, ti viene quell'anguorino, proprio hai voglia di mettere il cazzo da qualche parte. Vedi il buco nel bilanciere, lo metti lì e poi sei deve. Ora, quello che mi chiedo, come fa? Perché hai messo il pene dentro il bilanciere? Ma non stare a pensare, dai, alla fine la patata più o meno sembra fatta di ghisa, quindi in realtà... Un bilanciere, una patata, il buco del termos di casa, una serratura, il tubo di scarico di un'auto... È tutto funzionale, d'altro canto non è neanche colpa di noi maschietti. Fanno tutto a forma di buco, e che cazzo? È tutto a forma di buco, cioè, voglio dire, è normale che poi noi ci prenda un attimo il momento e infiliamo cose, cioè, fate qualcosa che non si sia tutto a forma di buco, e che cazzo? È tutto un buco, voglio dire, cioè, scusami, uno viene anche un attimo lo stimolo, cioè... Pensavi che il pene fosse un muscolo? E te lo volevi sviluppare? Si vaccina e va a prostitute a deboli. Beccato 85enne della penisola sorrentina. È stato l'effetto del vaccino. L'arrapamento. L'effetto del vaccino è di quello che ti manda a troie. Questo lo devono far presente, perché non so mai. Tra gli effetti collaterali io ce lo metterei, Hai da pure questi effetti il vaccino. Il consigliere Grillino celebra la ciclabile di Roma Nord, ma è lì dai mondiali del 90. Ci ha messo un po' ad arrivare. È arrivato un pochino in ritardo. Calabria, assembramento nel bar e i carabinieri multano i poliziotti. Attenzione, Inception di Forza dell'Ordine. I carabinieri multano i poliziotti. Che tra l'altro, sapete che anche tipo è successo, mi sembra qua a Bologna, che dei poliziotti hanno multato l'auto dei vigili urbani e loro sono andati a multargli tutte le auto davanti alla questura. No, per dire, voglio dire. Cioè, addirittura c'è una faida interna qui. Ricercato per furto in appartamento, chiama la polizia. Non mi costituirò mai. Individuato grazie alla telefonata. In manette. Non ho nulla da dire. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto... Vabbè, ragazzi, non è che voglio dire, cioè... Pizzetta al taglio... taglio... Normale, 2 euro. Per celtici, senza glutei. Vabbè, questa pizzeria fa distinzioni importanti. C'è la pizza per celtici, la pizza per chi non ha culo. Se tu credi in Odino, c'è un tipo di pizza. Se non hai culo, ce n'è un'altra. Vai tranquillo, qua abbiamo pizze per tutti. 2,50 euro. Cioè, insomma, un celtico... Insomma, esattamente, i celtici chi è senza culo paga di più. Senza chiappe paga di più. E dai, ridai, e dai. La mamma velocina delle notifiche. Allora, vediamo un po'. Bambini, piangete. La mamma ve lo compra. Ma che stronzo. Che stronzo. Vabbè, strategico però. Questo è marketing, questo è marketing. Sto commerciante ha capito tutto dalla vita. Cachi alla cassa. Nel dubbio, se ti scappa, vai alla cassa che... 3 euro. Se ti scappa, vai alla cassa, nel dubbio. Io qui schifo che... 30 è costoso come bagno pubblico, eh? Omaggio, acquista. Acquista? A 30 euro di spesa, un truss valore 20 euro, 50 euro un truss 30 euro. Non ho capito un cazzo di quello che c'è scritto. Ma che cazzo me vuoi dire? Non ho capito un cazzo di quello che c'è scritto. Masmelos. Ma... Ha 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 ha!
Asmelos. Black Sbebon, direi a sto punto. I marshmallows. Sono i marshmallow messicani. Marshmallows. Un euro. Cioè, ma quando ci voleva a mettere nac? Non rubate, che è già roba rubata. Beh, no, grazie. Onestà prima di tutto. Vabbè, uno lo specifica. È onestà prima di tutto. Giusto. Saldi. Accappatoio in sugna. Insugna. Uomo donna. Mazza che schifo. Insugna. Ciabatte in lenticchie e boxer in cotechino per far per abbinare. Acqua. Acqua. Uno neuro. Un neuro. Due bottiglie. 3 euro. Perché è plurale, euro. Succo di frutta gratis. Succo gratis. No, io non ho letto di frutta, io ho letto succo gratis. Oh, qui vendiamo acqua, nel dubbio succo gratis. Se vuoi un lavoretto, comunque, qui si succa gratis. Vabbè, qui dice un neurone, due botti. Vabbè, comunque il succo è gratis, quello è importante. Afroisiaco. Sì, è proprio quello, è l'afroisiaco. 2,50 euro. Questo ne ha preso talmente tanto da afrodisiaco che gli è... Quello ha scritto col cazzo, perché... Si è fritto proprio il cervello. Anche qua, senza glute. Altra roba per senza culo. Ma com'è che la gente senza culo ha i prodotti specifici? Non riesco a capire, scusate. Com'è che tutta questa gente che è senza culo ha roba apposta da mangiare? Sì. Certo, immaginare una persona senza glute è impossibile. È come l'uomo senza ascelle. Costumi da amare. Da mare. Questi costumi ti piaceranno così tanto che li amerai, questi costumi. Li amerete alla follia, solo 10 euro. 36 centimetri di piacere. In effetti qua bisogna anche discutere, ragazzi. Adesso io voglio dire, so che pensiamo sempre di essere i maschi alfa e soddisfare le donne, però insomma, una signorina avendo un bagaglio di 36 centimetri di piacere, qua ci si impegna, voglio dire, ragazzi. Cioè, mica roba da poco, Pure questo è un salumiere, ma... The marketing ne sa. Abbiamo iniziato le offerte che esterrefano. Esterrefano. Mia, non so posso... Ventilatore. Ah, no. Ventilatori. È diventato ventilatori. Dalla famosa terra della Latoria. Duracell Ultra Power, 8 e 9. Ah, qua praticamente. Oh, grazie. Devo dire che ne approfitto subito di questo straordinario sconto di 0,00 euro. Non è male. Non è male risparmiare 0 euro. Invece che 8,90 le vendono a 8,90. Non è male. Io ne approfitterei adesso se fossi in voi, perché lo sconto c'è. Praticamente, prima costava 8,90. Ma adesso 8,90. Ecco, viene. Infatti qua c'è proprio scritto risparmi 0 euro. Bibbia della te. Succhio di fretta. Quello di prima succava gratis. Qui si succhia di fretta, perché qui siamo in città, abbiamo un negozietto. Non è che possiamo perdere tempo qua con cose lente. Qua si succhia di fretta. Veloce, se vuoi un lavoro di bocca, veloce, Succhio di fretta, 2 euro e abbiamo risolto il problema, dai. 30 secondi, un minuto massimo, 2 euro, ce la trovo dentro al frigo? Luci da labbra. Non fa una piega. Luci da labbra. 3 euro. Vabbè, qua vuol dire che praticamente è un rossetto che mette molto in evidenza le labbra. Pellizoma. Ce la mettiamo tutta per soddisfarvi. Ma scusami, Conan, ma che cazzo... Scusami, Conan, ma sei impazzito completamente. Vabbè, io dal reparto marketing avrei approvato questa pubblicità, però, vabbè, oh,
Buffy, Conan, persone oltre le cose. Ah, non cetrioli in culo, scusate, ho sbagliato detto. L' apostrofo asagna. Oh mio Dio, la asagna. 4,80, a porzione. A porzione, tutto sbagliato. Una asagna a 4,80, però... A porzione. A asagna, beh, se mette due A funziona. Un cornetto, 50 centesimi. Tre cornetti, 2 euro. Scusami, ma allora che cazzo? Non ho capito, scusami. Dov'è la convenienza? Un cornetto, 50 centesimi. Tre cornetti, li paghi come 4. Ma scusami. Non ho ben capito dov'è l'offerta, scusami. È perché non vuole farti ingrassare. È che non ti vuole far ingrassare. Se ne compri uno 50 centesimi, se ne prendi tre, ne paghi come 4. Perché ragazzi, non vuole farti ingrassare. Vabbè, allora praticamente io ne compro uno e poi riesco, poi rientro, ne compro un altro, poi riesco, poi rientro e compro il terzo. Risparmio 50 centesimi. Oh, offertissima. Pure qua. Costa 799. Oh, considera che prima era 799, eh? Veramente, hai uno sconto dello 0,00%. Notevolissimo. Ah, lavapassera. Ma dai, si chiama detergente intimo. Che cazzo è il lavapassera? Lavapassera. Allora scusa, chiamalo reggitette, il phon lo chiami asciuga sottopalla. Cioè voglio dire, scusami, lavapassera. Non so, la cremina idratante chiamala unguento per cazzi. Cioè voglio dire, la lozione acchia chiamala lozione per culo. Cioè un euro, questo è sapone intimo, l'hanno chiamato così. Vabbè, lavapassera. Lavapassera, dai. Quello è quello là. Si ricorda alla clientela che è vietato staccare la cappella dal gambo dei funghi. Io il cartello, se l'avessi visto, l'avrei modificato con un pennarello e avrei cambiato in "è vietato staccare la cappella dai commessi". Beh, ognuno stacca cappelle dove vuole. Io mica lo so se questo si è reso conto di quello che ha scritto, secondo me no. Hot dog. Hot dog. 2 euro. Con il ketchup. Con il ketchup. hot dog con il ketchup. Mi raccomando, prendetelo sempre con il ketchup. Nov dog, c'è anche il ten dog volendo. Cipolla. D' apostrofo orata. Ah, è una cipolla di un'orata, buona. È una cipolla, puzza un po' di pesce, però è buona. Otto dog, un euro. Otto dog. Un euro. Otto cani a un euro. È una buona offerta. Qui ti vendono otto cani a un euro. Oh, se vuoi avviare un allevamento, conviene. Vuoi avviare un allevamento di Labrador, compri otto cani a un euro. Oh, buono! Sono 8 dog, 1 euro. Novità. Pelati la... Ah, qua praticamente se cambi l'accento cambia il significato. Pelati la fiorellina. Ha solo i 2,19 euro. Rasati la patatina, che è più conveniente e meno irritante. Cerca sempre di tenere pulita la Bernarda. Rasatela a 2,19 euro. Fotocopia 20 centesimi, fronte retro 40, fotocopia 30 centesimi. Calamari freschi. Va bene. Bellissimo, cioè in questa copisteria si vende anche il pesce. Pensa che puzza di stoccafisso sti fogli. Copripalle donna tessuto. Vedi, anche qua... Non lo sapevo. Donne, voi comprate i copripalle di solito? Non lo sapevo che voi donne in chat compravate i copripalle, no? Oh, magari lo comprate per fare un regalo a un uomo, voglio dire, poi nero tra l'altro. Ma però, vabbè, copripalle per donne, metti che una donna voglia fare un bel regalo al suo uomo, guarda che come regalo il copripalle non è male, eh. Quando manca una S è un macello. Oh, qua costa 89,90 e prima costava 79,90. Scusa.
sconto incredibile. Prima questo prodotto costava 100 euro, ma adesso con i saldi ne costa 120. Sconto incredibile, del sconto del meno 12,6. Conviene, ragazzi, offertona, conviene. Quindi adesso te la pigli proprio under culo. Stivali con pelo donna. Ah, oh, ma non sono male gli stivali con i peli di donna, eh. Si fanno bene, l'unica cosa è che adesso non si possono più cacciare le donne. Le hanno considerata specie protetta. Non si può più andare in giro a cacciare la donna per togliere il pelo adesso, ragazzi. Meglio prendere il pelo sintetico. Le donne non si possono più cacciare, raga. Ah, beh, oh, però chi gli piace il pelo, avviso, si prega la gentile clientela di non bussare sui cocomeri, tanto non rispondono. Tutti a scuola! Oh mio Dio, tutti a scuola, tranne quello che ha fatto sto cartello. Grembiuli bimbo, ci deve tornare pure quello che ha scritto il cartello. Allora, qua non so se leggete, solo per oggi, da lei offertissima, cheeseburger, così come si scrive. Cheeseburger, cheese, non cheese, no, cheeseburger, è l'hamburger per quelli cheese. Poi c'è l'hamburger per quelli trans, c'è l'hamburger per quelli bi. Questo è l'hamburger per quelli cis. Oh, ragazzi, adesso ci sono anche gli hamburger selezionati apposta. Questo è l'hamburger per quelli cis. Rive, ho i maroni caldi. Invece io, dopo 2 ore di TikTok, li ho sfondati, però questo sono punti di vista. Beata te, bamba babbo Natale. Non c'è male, buono. Un Natale in allegria, questo sicuramente. Amore, dobbiamo fare l'albero, si cazzo, metti le palline, dai. Un Natale allegro. Qua chi vuole capisca. Anticacare via cal. Anticacare. Buon Natale. Qua chi vuole capisca. Anticacare. Soffri anche tu di diarrea cronica, compra un anticacare. Anticacare via cal. Ma non lo sapevo che via cal faceva anche la... Te lo infili in culo, vedrai che non caghi più per una settimana. Antilassativo. Offerta, bicchieri cacacala. C'è Stello, richiudibile. C'è Stello, nel dubbio c'è Stello. Beh, Dio santo, questo è terribile. Mangia qui, stronzo. Questo è un cartello motivazionale. Tronza. Qua praticamente gli stavano sempre a rubare sta albicocche. Sì, perché dovete sapere che esiste una tradizione per la quale, specialmente le persone anziane, dai fruttivendoli, prima di comprare un frutto, se lo mangiano. Ne mangiano uno. Non si usa più, ma una volta gli anziani dai fruttivendoli, per, tipo, prima di comprare 5-6 pesche, se ne mangiavano una per sentire se era buona. O strappavano un chicco d'uva per sentire se era dolce. E c'è una tradizione che questi loro si fottevano un pezzo di frutta per sentire se era buona. Sì, si assaggia per vedere com'è. Il problema è che se lo fanno tutti, il fruttivendolo va in fallimento, perché... Sì, che gliel'ha messo là, tipo piccione. Toh, vaffanculo. Pane rustico, macinata pietra dal mulino di Banderas. Ah, minchia! Ma come li fa? Rosita, con le uova fresche. È bello questo, questo è un prodotto pregiato. Dove lo vendono? Vietato uscire dal supermercato. Ah, ok, scusa. Ok, sto qua, va bene... No, non me ne vado, te lo giuro, sto qua, rimango dentro, va bene. Qua entri e non esci più. Vabbè, almeno c'hai da mangiare, dai. Chi compra e spende una somma di 10 euro, 10 euro una bandiera in omaggio. Sì, ma mio Dio, questa cosa chi l'ha scritta? Cioè, chi compra e spende una somma... Allora, qua non so se leggete, c'è scritto... Sugo porca puttena. È il succo di Lino Banfi. La pizza italiana porca puttena. Porca puttena. Cioè, qua vuole dire che praticamente questo è un sugo in cui ci fai la pasta alla puttanesca. Oggi ho la fica fresca. Mettiamo le mani avanti. Grazie mille, signora fruttivendola, per avercelo specificato. Oggi è la fica fresca. Oh, se l'è lavata con chili. Va bene. Paesana. È paesana, tra l'altro. Ha usato chili. Questa è la moglie di quello dei marroni caldi. Mutante. Mutante. Diventano il professor Xavier a 1 euro. Puoi scegliere tra lui, il Magneto,
Wolverine, tutto a un euro. Tutto un euro, mutante. Piumino matrimoniale anal. Comodo. Questo è il piumino che usi con tua moglie quando provi nuove esperienze, voglio dire. Se vuoi fare l'anal con tua moglie, le dici, amore, faccia stasera, andiamo di culo. Hai messo il piumino anal? L'ho messo. Pompini, 3 euro. Conviene, oh. Conviene. È un prezzo assolutamente conveniente, oh. Quello di prima... suca veloce, quello ancora prima suca gratis, questo diretto pompini proprio a soli 3 euro, non lo fa gratis, non lo fa veloce, però ci sta, ci sta. Beh, vabbè, poco, dai. Bigiami, 3 euro. Bigiami. Made in Italy. Sì, specialmente con la Y. Made in Italy. Qua c'è sta la Y, non è made in Italy. Cioè, bastava, deve, praticamente gli hanno... No, ma è un paese che si chiama Italy. Ho detto, guarda, si scrive con la Y, però invece di metterla alla fine, l'ha messa all'inizio. Baggiù, vedi? Baggiù. Baggiù. Cioè, ma che ci vuole a scrivere a Bajur? Ma giù, calzini 50 centesimi, non li spacchettate, vi rompo le falangi delle dita. Alla Madonna, che cazzo è Liam Neeson? Io vi troverò.